Il 30 settembre Papa Francesco ha celebrato il suo nono concistoro in 10 anni di pontificato. Scegliendo di presiedere il concistoro a fine settembre, il Papa ha focalizzato l'attenzione sul Sinodo, dopo che molti dei nuovi cardinali provengono dalle periferie della Chiesa. Dei 21 nuovi cardinali, 18 hanno meno di 80 anni e sono ammessi a votare in un futuro conclave. Con l'ultimo concistoro del 30 settembre ci sono 136 cardinali elettori e 107 non elettori per 243 cardinali. Papa Francesco ha nominato 98 elettori, ovvero il 72% dei cardinali sotto gli 80 anni. Si tratta di un numero ben superiore al tetto di 120 stabilito da Paolo VI, ma che è già stato superato in diverse occasioni sia da Giovanni Paolo II che da Benedetto XVI. Secondo le statistiche di fine settembre, l'Europa avrà 55 elettori, di cui 16 italiani, 16 elettori dal Nord America, 11 dagli Stati Uniti e 4 dal Canada, 24 elettori dall'America Latina, 18 elettori dall'Africa, 21 dall'Asia, 3 dall'Oceania. Tra i nuovi cardinali figurano i prefetti del Dicastero per la Dottrina della Fede, l'arcivescovo Victor Manuel Fernandez, del Dicastero per i Vescovi, l'arcivescovo Robert Prevost, del Dicastero per le Chiese Orientali, l'arcivescovo Gugerotti. Il Papa ha nominato anche il vescovo di Hong Kong, Stephen Cho So-yan, e il patriarca latino di Gerusalemme, Monsignor Pier Battista Pizzaballa. 3 dei nuovi cardinali avranno più di 80 anni. Papa Francesco ha rotto con la tradizione in queste nomine, ignorando gli arcivescovi che occupano sedi tradizionalmente cardinalizie, tra cui Milano, Venezia e Parigi, nominando invece vescovi di diocesi poco conosciute in tutto il mondo, in Mongolia e Sud Sudan, per esempio. Nella scelta dei cardinali, Papa Francesco ha cercato vescovi che fossero pastori vicini ai poveri e agli emarginati. Grazie a queste scelte, Papa Francesco ha cambiato drasticamente la ripartizione geografica del collegio. Nel conclave 2013 che lo ha eletto, il 52% degli elettori proveniva dall'Europa. Dopo il concistoro di settembre, solo il 39% sarà europeo, la percentuale più bassa di sempre.